diciamo che dura il pensiero, lo so che dura, lo so. Però alla fine se sei sempre lì non esci da quel cerchio, che poi questo cerchio che ritorna, no? Io non voglio ora entrare, la chiudo lì perché c'è già stato un cerchio per il cazzo che non è stato molto positivo, ecco, non mi interessa averne altri, invece, e la chiudo lì. Ok, l'ultima cosa, anzi due veramente, la prima è, se ti dovessi dire che un tuo cantare, oltre alla musica, di questi anni, specialmente il tuo cantare, abbia influenzato, più influenzato, ispirato, molti giovani, nel fare qualcosa, non solo a cantare, ma nel fare qualcosa di diverso, perché non, effettivamente la vostra musica non è la classica musica, ma è molto personale, diversa. E non è dire, non è ascoltare del power, dell'epic, no, è ascoltare ragazzi. È una cosa, per me la musica è così, io ascolto quello che non è leggero. Sapere che comunque avete ispirato molti, specialmente fra i giovani, come si fa? A me ovviamente mi dà gioia, nel senso sono molto contento perché io preferisco appunto una persona che cerca di ascoltare la musica, in questo caso la mia, in questa maniera. E invece mi dispiaccio molto quando invece trovo persone, musicisti, che magari ragionano è il mi o il do, è la scala pentatonica e la tinta diminuita. È un po' come quando un giornalista mi fa no, power symphonic epic gothic, se ti piace o non ti piace, cioè appunto, mia mamma se l'ascolta gli piace, no, allora basta, è inutile metterci 10 minuti, cioè è come quando tu sei un cantante bravissimo che canta, sa fare tutto, però l'ascolta mia mamma, non mi dice nulla, mia zia non mi dice nulla. Quindi la musica va vissuta, secondo me, e quindi noi cerchiamo di, il fatto che abbiamo una saga ci aiuta, però cerchiamo di dargli quell'impatto visivo, emotivo, interpretativo, perché soprattutto nel metal, io parlo come cantante, cioè una cosa è essere cantante e interprete, è una cosa è essere cantante, perché se tu devi essere solo cantante e esecutore, puoi fare le cose. E non devi fare un disco, se mi fai un disco lo devi interpretare alla tua maniera, come te, cantante tu. E se tu lo canti come quando canti la cover di un tiro, te lo fai a fare questo disco, canta la cover di un tiro, cioè, è quello il... Però questa è una mia opinione. Sai, ci sono altri che magari fanno discorsi tipo, ma l'espressività è una cosa soggettiva, in realtà quello che conta è essere intonato a tempo, ci sono persone che... Sì, io non la penso così, perché altrimenti quando mia zia, mia nonna, sentono una persona e sentono un'altra, c'è un motivo per cui dicono è lì, c'è un motivo, ed è perché ti trasmette, ti dà, c'è un po', c'è qualcosa nella voce, nel modo di suonare, è uguale, può essere voce come ti dà, e può esserci quello che fa... Bellissimo, bravo. No, non dice nulla. È così. Sante brava. Ne so qualcosa. Ascolta, giusto due parole per invogliare chi ci vedrà, prendere il suo luogo, seguire i vostri concerti. E dirvi un poco, se non dovessero comprare, non vedere i vostri concerti, cosa si perderà. Ma io... Niente, cioè, mi auguro che molte persone si avvicinino alla band più di quanto non abbiamo avuto in passato, e io credo che possano scoprire una band genuina, che ha molto da dare, molto da dire, che sicuramente investe nella intenzione di Cristina che dal punto di vista live sul fatturato scenografico, è una cosa che a noi piace molto, nel senso che forse negli anni 80 andava di più questa cosa, vedere un concerto, non ascoltarlo e basta, perché magari ascoltarlo puoi ascoltarci qui a casa, insomma. E quindi penso che la cosa importante per le persone si apprezzeranno al gruppo e il disco è assaporare appunto anche la merda dal vivo anche la città, no, poi mi auguro che siano il più possibile che abbiamo un seguito fedele. Non sono certo prima di dire noi siamo la migliore band del mondo e dovete ascoltare tutti noi perché siamo più bravi e siamo più belli, cioè quello non mi interessa, insomma. Sono le persone che lo devono dire, meglio, a volte meglio pochi ma buoni, cioè, quindi
Nel senso, quello che ci interessa è avere persone che capiscono il nostro messaggio, la nostra musica e ci sono fedeli. Ok, grazie del tuo tempo. Grazie a te. Bene, abbiamo finito. Ciao a tutti!